Ciao a tutti, sono Dante Lucifero. Vi chiederete giustamente che cosa ci faccio qui se non aprite questo blog? Ebbene, ve lo spiego subito. Allora, questo progetto che abbiamo messo insieme io e il Gonz, e ne approfitto appunto di questa occasione per ringraziarlo, di permettermi appunto di realizzare questo progetto in collaborazione con Non Aprite Questo Blog, il progetto in questione riguarda la Death Race saga, o meglio, in questa prima parte del progetto, appunto qui su Non Aprite Questo Blog, parleremo principalmente della trilogia curata da Midnight Factory, che è stata rilasciata in tempi recenti, principalmente ad agosto. Nella seconda parte del video, che invece sarà presente sul mio canale, o meglio, è presente sul mio canale, parleremo appunto di Death Race 4 e Death Race 5, perché molti non lo sanno, ma esistono ancora altri due film moderni di questa saga. Poi io ho anche una mia teoria del perché Midnight abbia distribuito solo i primi tre, ma ci arriveremo con calma. Faccio presente un'altra cosa importantissima. Questa trilogia qui contiene, nello specifico, ovviamente, visto che in questo video parliamo di questa uscita, sono tre film, ma attenzione, non sono film dell'orrore. Sono dei thriller molto action con qualche spritz, diciamo, come posso dire, con qualche goccia di sangue qui e là, un po' di splatter comunque sia c'è, ma ne parleremo a breve nel dettaglio. Ma sappiatelo che non sono film horror. Noi analizzeremo appunto questa uscita di Midnight Factory, appunto perché Midnight, come sapete, si occupa spesso principalmente di cinema horror e quindi facciamo questa eccezione e parliamo appunto di questa trilogia, anche perché, ve lo dice anche il sottoscritto, io all'inizio, prima di acquistare questa trilogia, non sapevo bene a cosa sarei andato incontro, nel senso che non sono per l'appunto dei film horror, ma dopo averli visti vi posso dire che hanno degli elementi che appunto possono essere comunque apprezzati dai fan di genere e anche parecchi. Quindi, bando alle ciance, iniziamo appunto con questo. Come vedete, l'edizione in sé è molto curata, come solo Midnight Factory sa fare, e lo hanno dimostrato già a più riprese, questa è l'ennesima conferma. Come vedete, contiene i primi tre film della saga di Death Race. Ci focalizzeremo su ciascuno di questi. Allora, togliendo la sovracopertina, come vedete, vi faccio un attimo vedere anche il packaging, interno. Abbiamo per l'appunto da parlare del primo Death Race, è un film del 2008 di Paul Anderson e come vedete ha Jason Statham nel ruolo del protagonista. Non vi posso dire più di tanto perché appunto ci sono degli elementi, diciamo, a sorpresa all'interno del film, non ve lo voglio spoilerare chiaramente, ma mi sembra anche logico. Quello che vi posso dire è che perché questa trilogia può essere facilmente inserita nella collana di Midnight Factory? Perché il termine Death Race, come potrete giustamente tradurre anche per conto vostro, vuol dire corsa della morte. E questo cosa coincide? Cosa vuol dire più che altro? Il film, o meglio, i film, constano, sono caratterizzati da queste corse mortali che avvengono per la maggior parte delle volte all'interno di un carcere di massima sicurezza e ogni autovettura ha queste, diciamo, queste armi super tecnologiche, ovviamente per far fuori tutti gli altri corridori della corsa. E lo scopo di questo gioco è vincere almeno 5 gare. Tutti sono detenuti, inutile dirlo perché ambientato in un carcere, ovviamente tutti sono dei detenuti. E se si vince 5 gare, il premio finale consiste nella libertà. Quindi praticamente gli viene promessa la libertà a questi criminali incalliti. Come potete vedere, qua abbiamo come sempre il solito booklet, il fascicolo illustrativo che vi mostra alcune foto di scena, curiosità sul film. Non ve lo voglio spoilerare tutto, è giusto che comunque sia lo scopriate anche per conto vostro. E qua ci sono i tre dischi dell'edizione in sé. Nel primo film, quindi contenuto all'interno del primo disco, ovviamente abbiamo, ovviamente come vi dicevo prima, Jason Statham come protagonista e lui interpreta un personaggio che verrà in qualche modo incastrato e costretto a giocare a questo gioco mortale, impersonificando tra l'altro il simbolo, secondo me il simbolo di questa saga, ossia il personaggio di Frankenstein. Che tra l'altro neanche a farlo apposta è una trilogia di Universal e quindi penso che l'abbiano potuto sfruttare il nome di Frankenstein anche per questo motivo, visto che tra i mostri classici Universal appunto c'è proprio il mostro di Frankenstein. Ma le similitudini finiscono qui.
Nel senso che poi ci troviamo di fronte, ripeto, a delle corse automobilistiche cattivissime, con una violenza assurda. In certe scene il sangue veramente spruzza da tutte le parti e inietta di color rosso sangue appunto il vostro schermo. E questa è una cosa assolutamente graditissima, almeno da me, che sono un fan di genere. E nonostante, ripeto, i Death Race non siano dei film dell'orrore, comunque, ripeto, hanno delle caratteristiche interessanti. Per la prima volta, visto che molti anche si sono lamentati sul web, questa trilogia viene distribuita con intanto dei nuovi master rimasterizzati e soprattutto con queste versioni, diciamo, potenziate, upgradate dei vari film, con la versione estesa del primo e successivamente con le versioni non censurate del secondo e del terzo film. Il primo, per concludere in velocità, il primo è veramente molto bello, nel senso che è veramente un discreto film d'azione con delle punte di thriller, ti tiene lì bello teso fino alla fine, vuoi sapere come andrà a finire la storia, insomma, è fatto veramente molto molto bene e direi che l'acquisto di questo cofanetto vale già solo per la presenza del primo capitolo, chiaramente. Fa un successone e ovviamente. Cosa fanno? Mettono in cantiere i sequel, o meglio, iniziamo da Death Race 2, che tra l'altro, come vi mostravo prima, è presente in versione non censurata. Questo film, come anche il successivo, invece sono girati da Ruel Renée, che è un regista che non ha spiccato particolarmente, ha girato anche qualche film horror, però diciamo che non ha lo stesso talento di Paul Anderson dietro la macchina da presa. Ciò nonostante, anche questi due film, al contrario di quello che potevo pensare io, nel senso mi immaginavo che sarebbero stati decisamente peggio, e di fatto lo sono, ma non così tanto come mi sarei aspettato, nel senso che a livello di preferenza personale, secondo me Death Race 2 è il peggiore della trilogia, non nel senso che sia un brutto film, anzi tutt'altro, più che altro perché è quello un po' più incerto su cosa si volesse raccontare di fatto. Nonostante siano dei sequel, però, bisogna fare questa dovuta precisazione. Death Race 2 e Death Race 3 Inferno sono dei prequel, ovvero avvengono prima del capostipite di Paul Anderson, che comunque rimane nel team creativo, nel senso che ha sceneggiato questi film e li ha anche prodotti. Quindi è rimasto nel dietro le quinte, ma è rimasto. E, diciamo, dietro la macchina da presa è arrivato appunto Ruel Renée, che nel secondo film fa delle cose secondo me interessanti. Intanto, per cominciare, ovviamente non essendoci per forza di scelte narrative il personaggio di Jason Statham, si punta su un altro personaggio, Luke Goss, che sicuramente l'avrete già visto in giro dal momento che ha interpretato il cattivo di Hellboy 2 The Golden Army di Guillermo del Toro. Quindi da questo punto di vista è comunque un attore che sa il fatto suo. Viene inserito molte volte in film che secondo me non vale tanto la pena visionare, però fortunatamente per Death Race gli è andata molto bene, nel senso che ci sta nel ruolo, si vede che si trova a proprio agio e all'interno di questo film sono presenti anche Danny Trejo e Sean Bean, quindi insomma un cast tutto sommato anche abbastanza conosciuto. E poi, altra cosa importante da segnalare, presente già nel primo, ma che torna anche ancora in modo ancora più presente, secondo me, dal 2 al 3, la presenza appunto delle belle ragazze. Nel senso che, oltre alle corse mortali, allo splatter, al thriller, eccetera, però ci sono le copilote dei protagonisti, perché ogni corridore ha la propria copilota femminile. E in questo caso, appunto, facciamo la conoscenza del personaggio di Katrina, che appunto è l'interesse amoroso del personaggio di Luke Goss, che secondo me è veramente una scelta azzeccatissima. Interessante scoprire, dato che si tratta di un prequel, come nasce il fenomeno delle Death Race e soprattutto come nasce anche il fenomeno di Frankenstein, secondo me. È veramente, veramente interessante. Certo, poi nella sua resa finale il film, ripeto, è comunque inferiore rispetto all'originale di Paul Anderson, però nel suo insieme comunque è di puro intrattenimento, intrattiene fino alla fine. C'è qualche pecca a livello di effetti in CGI, però nel suo insieme è un film più che soddisfacente, secondo me. Poi con Death Race 3, io all'inizio, ripeto, anche qua è stata una sorpresa continua questo cofanetto. Praticamente immaginavo che sarebbe stato il peggiore dei tre. Invece così non è stato, assolutamente no, anzi ha superato di gran lunga le caratteristiche del secondo film.
pur non arrivando alla qualità dell'originale, riesce secondo me a essere, almeno tra questi primi tre film, il migliore dopo il primo. Perché l'ambientazione dal solito carcere di massima sicurezza di Terminal Island, dove si sono svolti i primi due film, nel terzo film l'ambientazione ci si sposta, praticamente viene spostata l'ambientazione in Africa, nel deserto del Kalahara, almeno mi ricordo che si chiami così comunque. E anche lì c'è un carcere di massima sicurezza, ma le Death Race vengono spostate qui per poter essere ambientate all'aperto, nel deserto. E questo film, già negli altri due questo elemento l'avevo notato, ma nel terzo film appare praticamente dichiarato all'ennesima potenza, è il rimando a film del passato come Mad Max, appunto Interceptor, insomma la saga di Mad Max curata da George Miller, e le similitudini sono veramente infinite. Ci sono molti più morti, c'è più sangue, c'è addirittura una scena che secondo me è fantastica, dove c'è veramente la battaglia tra le ragazze che si menano con queste armi contundenti all'ultimo sangue, veramente spettacolare secondo me, e Roel René a livello di regia migliora rispetto al predecessore, quindi da questo punto di vista il film sicuramente sorprende in positivo. Migliora anche la recitazione di tutti gli altri membri del cast, è proprio fatto meglio e più curato sotto ogni aspetto, contando che questi due film qui sono stati realizzati per il circuito Direct to Video, non sono usciti al cinema, mentre l'originale assolutamente sì. Nonostante questo, a fine corsa, se così si può dire, ci stava assolutamente questo termine. Alla fine della corsa, la trilogia di Death Race soddisfa pienamente, secondo me, soddisfa pienamente, soprattutto se siete consapevoli di cosa state per visionare. E come vi ho già detto a inizio recensione di questa trilogia, appunto, sono presenti diversi elementi che possono anche piacere ai fan del genere horror, nonostante, ribadisco per l'ennesima volta, non sono dei film dell'orrore. Però è stato, diciamo, il tutto molto interessante e io quando sono arrivato alla fine della visione di questa trilogia mi sono sentito veramente soddisfatto dell'acquisto, tant'è vero che ho deciso per l'occasione appunto di recuperare a parte anche gli altri due capitoli. Ovviamente ogni singolo film ha un sacco di contenuti speciali, ci sono molti materiali, interviste dietro le quinte, quindi da questo punto di vista, ragazzi, hanno fatto i ragazzi di Midnight, come sempre, un'edizione super completa per questa trilogia, veramente hanno fatto un lavoro certosino. Tra l'altro, in questo periodo mi viene da pensare, hanno iniziato molto spesso una collaborazione con Universal, quindi chissà che magari in futuro non possano anche prendere altri titoli della label, appunto, della famosa label di Universal Pictures. Lo scopriremo solamente strada facendo. Io, dal canto mio, ribadisco, vi consiglio assolutamente di recuperare questa trilogia perché veramente ne valsa la pena. All'inizio magari potevo avere qualche dubbio, non essendo dei film horror veri e propri, però ne valsa veramente la pena. Mi sono divertito un sacco e se cercate adrenalina, azione, belle ragazze, splatter, con delle punte anche di thriller, di tutto e di più, Death Race Trilogy sicuramente fa il caso vostro. Tra l'altro, mi viene da dire anche questa frase che secondo me ci sta tantissimo. Death Race Trilogy, già solo questa trilogia, fa sembrare i Fast and Furious praticamente dei film per bambini. E qua direi che possiamo anche chiudere perfettamente così con questa recensione appunto di questo cofanetto targato Midnight Factory per Koch Media. Detto questo, quindi fatemi sapere la vostra sui film, oppure nei commenti di questo video, se avete comprato anche voi questa edizione, cosa ne pensate. E ringrazio nuovamente il Gonz per avermi dato l'opportunità di recensire questo cofanetto su Non aprite questo blog. Ribadisco, come ho detto a inizio video, che questa è solo la prima parte di questo progetto, la seconda parte è sul mio canale YouTube. E appunto in quella seconda parte di questo progetto parleremo invece di Death Race 4 Anarchia e Death Race 5 2050, perché giustamente bisogna parlare della saga di Death Race al completo. Noi ci vediamo alla prossima, ringrazio di nuovo il Gonzo per avermi invitato qui su Non aprite questo blog e ciao a tutti ragazzi, vi saluta il vostro Dante Lucifero affezionatissimo.